La senatrice Nisini illustra l'interrogazione numero 1000 concernente gli interventi per superare gli effetti del blocco del turnover del personale nelle pubbliche amministrazioni locali. Tre minuti anche per la... Grazie Presidente. Illustra la senatrice Nisini del gruppo Lega. Premesso che il blocco del turnover, che negli ultimi anni è stato utilizzato quale strumento di riduzione della spesa pubblica, ha creato notevoli difficoltà alle pubbliche amministrazioni ed in particolare alle regioni e agli enti locali. Tuttavia è su tali soggetti che grava una mole di lavoro estremamente importante, soprattutto in considerazione della necessità di assicurare servizi di qualità ed in grado di soddisfare le esigenze dei cittadini e delle imprese. Le numerose misure per la crescita introdotte dal Governo richiedono, ora più che mai, di risorse umane giovani, qualificate e motivate, al fine di dare un nuovo impulso all'economia del Paese. Chiede al Governo di sapere quali misure intenda adottare per consentire alle regioni e agli enti locali di disporre rapidamente delle risorse umane occorrenti per soddisfare le esigenze in premessa e rilanciare la qualità dei servizi offerti dalla pubblica amministrazione. Ministro per la pubblica amministrazione, senatrice Buongiorno, risponde all'interrogazione illustrata. Signor Presidente, onorevoli senatori, onorevole interrogante, intanto voglio dire che io credo che sia stato veramente un grave errore quello di pensare che la pubblica amministrazione per anni potesse essere tagliata. La pubblica amministrazione ha una pessima fama e forse a livello di consenso elettorale è facile tagliarla, ma tagliare la pubblica amministrazione significa tagliare servizi, tagliare sicurezza, tagliare giustizia. Questo governo ha fatto una scelta assolutamente diversa, un'inversione di rotta a 360 gradi. Dal 1 gennaio del 2019 il turnover è assicurato al 100%. Quanto al personale, regioni e comuni, voglio dire che sono state adottate specifiche misure che permetteranno di effettuare nuove assunzioni già in corso d'anno e in misura superiore al numero della cessazione, quindi più soggetti rispetto a quelli che cessano. Le segnalo in particolare l'articolo 33 del decreto legge crescita, è veramente importante perché introduce una disciplina in materia di assunzioni che valorizza l'entità delle entrate e tiene conto del numero degli abitanti. Questa è una novità. In particolare il numero delle assunzioni non dipenderà più esclusivamente dalle risorse disponibili per effetto dei pensionamenti, ma anche da altri parametri. 1. Il numero degli abitanti. 2. L'entità delle ulteriori entrate della singola regione o singolo comune. 3. Il numero dei dipendenti in servizio. I comuni e le regioni che si troveranno sotto il limite di spesa del personale che sarà indicato con due decreti del Ministro della PA potranno effettuare assunzioni oltre il turnover. Quelli che supereranno detto limite di spesa dovranno procedere a una riduzione della spesa per il personale, ma in modo graduale, secondo modalità che dovranno completarsi entro il 2025. Il procedimento di approvazione dei due decreti attuativi prevede il coinvolgimento ovviamente della Conferenza Stato-Regione e della Conferenza Stato-Città. Le faccio presente che l'elaborazione di entrambi i provvedimenti è in fase molto avanzata e si sta incentrando principalmente sull'individuazione di criteri che nel rispetto dei vincoli costituzionali e di quelli contenuti nella norma primaria valorizzino in modo determinante, come dicevo prima, l'entità della popolazione residente, la cosiddetta fascia demografica. Io credo che in questo modo finalmente avremo delle nuove assunzioni che permetteranno alle regioni e ai comuni di disporre di professionalità che per numero, formazione e competenza possano meglio rispondere alle esigenze della comunità e dei territori che notoriamente non è omogenea. È ovvio che stiamo in questo momento adottando dei provvedimenti veramente importanti, lo stiamo facendo con grande celerità, questa è una vera e propria inversione di rotta su quello che è il modo di intendere la pubblica amministrazione. Le misure del decreto crescita potranno agire positivamente sullo sblocco del turnover del personale nella pubblica amministrazione di regioni e enti locali. Grazie Ministro, buongiorno, io mi ritengo soddisfatta. Mi ritengo molto soddisfatta e la ringrazio,
La ringrazio come amministratore locale. Io sono assessore in un comune e come tanti senatori della Lega sono amministratori, assessori, sindaci e consiglieri comunali. Per anni abbiamo subito le politiche scellerate dei governi precedenti che hanno scelto di bloccare le assunzioni per ridurre la spesa pubblica. Ora si sta andando finalmente in un altro verso. Gli enti locali e in particolar modo i comuni non hanno avuto notevole difficoltà, sono stati messi in ginocchio da quelle opposizioni che durante la discussione generale del concretezza hanno parlato di un provvedimento inadeguato, hanno parlato di nessun miglioramento dei servizi, hanno detto che al centro di questo provvedimento non c'è il cittadino, che non si parla di ricambio generazionale. Ecco, sono contenta perché credo che anche oggi le opposizioni presenti abbiano capito veramente di cosa si stia parlando. Al centro c'è il cittadino, perché migliorando, aumentando le assunzioni anche con età giovane, non più con una media di 53 anni, i servizi verranno erogati magari in maniera veloce, in maniera più fresca, anche con un sorriso in più sulle labbra per la voglia di essere nel settore pubblico, perché il settore pubblico viene discriminato, ma proprio per è stato messo da parte proprio dai governi precedenti. E quindi ha bisogno di una nuova svolta che questo governo sta dando. Con quota 100 sono 50.208 le richieste di pensionamento, con un turnover al 100% si dà una risposta a un ricambio generazionale, dando spazio anche ai giovani. Grazie.